giallo la morte di Lucia. Adesso siamo sulla strada provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia ed è proprio qui che c'è stato questo incidente, strano incidente, misterioso incidente. Ciro, il marito di Lucia, racconta che il 27 settembre alle 22.30 l'auto che era condotta da lui, accanto a lui la moglie Lucia, ha sbandato improvvisamente e si è andata a schiantare contro questo albero. Nell'impatto violentissimo la macchina ha preso fuoco. L'auto aveva una velocità di circa 30 km orari, impossibile dunque per gli investigatori un impatto violento contro l'albero. Sono in corso anche gli esami su tracce ematiche trovate in casa della coppia nei giorni scorsi. Potrebbe essere sangue di Lucia Salcone? Venerdì scorso c'è stato un nuovo sopralluogo, una nuova perquisizione in casa della coppia posta sotto sequestro. Cosa cercano ancora gli inquirenti? Qualche voce sussurrata all'orecchio in queste ultime ore ci dice che qualche problema nella coppia c'era. Monica Arcadio, buongiorno. Buongiorno Eleonora. Ma cosa sta succedendo con questa storia? Ecco. Addirittura un incidente simulato. Quelle due creature. Voglio mostrare proprio per questo motivo l'appezzamento di terreno sulla strada provinciale 13 in cui è avvenuto questo misterioso incidente. Ti mostro, voglio attirare la tua attenzione, la vostra attenzione su due particolari. Questi sono gli airbag della macchina che non si sono aperti, mentre questi paletti che si trovano sul ciglio della strada e chiaramente con lo schianto dell'auto sono adesso per terra. Perché l'attenzione su questi dettagli? Perché secondo quello che emerge dalla perizia fatta sull'auto qualche giorno fa, stando ai primissimi risultati, l'auto a bordo della quale viaggiava Lucia non si è schiantata violentemente contro quest'albero che state vedendo, come ha dichiarato il marito, ma si sarebbe poggiata semplicemente su questi paletti e gli airbag non sono esplosi. Questi i primi risultati della perizia. Non solo, questo cosa vuol dire? Che l'airbag non sia esploso, se c'è stato un trauma, una botta da e infatti no, non c'è stata la botta. E infatti l'auto non viaggiava ad alta velocità. Non c'è stata la botta. Perché l'auto non viaggiava ad alta velocità, erano 30-40 km orari al massimo, quindi è impossibile per gli inquirenti questo impatto così violento di cui ha parlato il marito, impatto violento che poi ha provocato l'incendio della vettura in cui appunto è morta Lucia. Quindi tutti questi dettagli ovviamente sono all'attenzione della magistratura, ma c'è altro, perché in casa della coppia che è stata posta sotto sequestro ormai da diversi giorni, sono state fatte già diverse perquisizioni e diversi rilievi, sono state trovate anche delle tracce ematiche. Le tracce ematiche ci sono di Lucia, ovviamente su questo ancora non si può dire nulla perché sono sotto esame anche queste tracce ematiche, bisognerà capire se è sangue di Lucia che aveva una ferita alla testa, questo emerge dall'autopsia. Ovviamente anche su questo rilievi e accertamenti. Cioè, come si può simulare un incidente, il fuoco? Ecco, c'era qualche cosa, qualche elemento all'interno dell'automobile che potesse far pensare ad una simulazione, Monica? C'era, allora, all'interno dell'auto c'erano delle taniche di benzina e l'auto, dobbiamo ovviamente sottolineare, che non è a benzina ma era a diesel. Esatto, infatti il marito ha dichiarato agli investigatori, nel momento in cui è stato ascoltato, che quelle taniche di benzina lui le porta sempre perché, essendo un imprenditore agricolo, possono sempre servire quando va in campagna. E ovviamente, Eleonora, anche questa dichiarazione è al vaglio delle indagini, degli inquirenti. Sanno ovviamente tutti questi pezzi messi insieme, devono prendere una loro forma e portare in una direzione. Di certo gli inquirenti sono convinti che ci siano delle responsabilità da parte del marito, lo ricordiamo che è indagato a piede libero in questo momento per omicidio volontario. Beh, questo è il caso in cui non possiamo dire nulla a Lugli, perché non sappiamo. Sono
molto difficile. Sono sì, certo, queste taniche dentro la macchina diesel, tra l'altro, fanno un po' pensare. Cioè, tante però circostanze è da vedere strane, se c'è un altro doloso o se magari altre... le c'è una scintilla e prendono fuori. Le macchine non esplodono come nei film americani, che si vede la macchina sbatta e boom, subito esplode. Una poi... fiammata. Ma questo c'ha la benzina dentro l'auto. Una macchina diesel di solito non esplode, quindi... la macchina diesel. Allora, poi l'impatto non ci sarebbe stato, gli airbag non sono scoppiati, cioè, voglio dire, ci sono degli elementi ma ci sono fatto anche sì gli elementi di quello che diceva prima Gianettore, c'era anche, scusate, io ho sentito, ho letto che c'erano anche elementi che parlavano di un discorso di sua preoccupazione rispetto al rapporto col marito. C'era un discorso molto a quello che ho sentito. Diciamo, è stato un atto Monica, dovuto scriverlo, poi bisogna vedere che c'è. Sul rapporto col marito? Sì, l'ha detto. Ma molta preoccupazione. Noi abbiamo chiesto un po' a San Severo, nessuno ci parla di un rapporto teso tra i due, però certo è una cosa che negli ultimi tempi Lucia postava sui social delle frasi abbastanza inquietanti e preoccupanti che farebbero pensare a delle tensioni tra... Allora, tra vediamole loro. Queste frasi. Qualche indiscrezione in realtà l'abbiamo avuta. E sembra che i rapporti, soprattutto negli mostrare ultimi mesi, amore. Si fossero molto deteriorati. Mostrare amore non è mai una debolezza. La vera debolezza è non sapere amare. L'unica forza che ti permette di andare avanti è quando questo viene a mancare, puntini puntini, anche l'aria che respiri diventa pesante. Dottore, beh, qualcosa che non andava forse... Cioè, Fernando Pessoa, vedi? Però non... Sì, però può voler non dire nulla. Vedi? Può essere pure un commento, una situazione esterna. Per comprendere... Beh, però una donna... Scusatemi. Che mi sono distrutta. No, una donna che scrive un messaggio del genere... Cioè, un messaggio che ha un suo valore. Non è che ha scelto Siamo Allegri. Ha scelto per comprendere e contenere Mi sono distrutta. E cita Pessoa. Cioè... Sicuramente potrebbe, ma... Potrebbe anche non direttamente prendendo quel messaggio. Vorrei dire una cosa sulla mia esperienza legata al virtuale, legata al lavoro terapeutico. Molte persone non parlano direttamente col partner o nella famiglia, ma mettono sul loro delle frasi incredibili dei segnali di allarme, visto che noi siamo tanto attenti ai segnali. No, questo non significa che, però attenzione, perché a me tutto poi gli dicono sempre tutto equilibrato, tutto è tranquillo, non si sente, e poi scoppia, dai. Le inquietudini si manifestano in tanti modi, penso che per accertare questo aspetto sarà importante apprendere testimonianze. Non si può costruire prima domani, ovviamente. Mi raccomando, le indagini. So che tu rimarrai lì anche per comprendere e capire. Anche dai familiari di questa donna, che cosa stesse accadendo nella sua vita sentimentale. È chiaro che si indaga sulla vita sentimentale per comprendere se poi c'era qualcosa che non andava. Io poi dico, la macchina sbatte contro il muretto, l'airbag non salta, ci sono le taniche di benzina, ma il fuoco da dove è venuto fuori? Scusatemi, perché insomma se l'innesco quando è avvenuto? Questo è il problema. L'impatto è stato così lieve che non credo ci sia stato un innesco di qualche forza elettronica. Cioè, bisogna vedere come, ripeto, come andranno avanti le indagini. Grazie intanto.